Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary e benvenuti a una nuova reaction. Ragazzi, a sto giro è comparsa in home una canzone di una band che io non sentivo da un po' di tempo e a dire la verità non ho mai sentito un granché, però ho la curiosità di riascoltare adesso che sono passati un po' di anni. E sto parlando di Motionless in White. Questa band qui fece un bel po' parlare di sé qualche annetto fa, molto metalcore, molto moderna, più che altro per le vicende del cantante, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, correggetemi in caso. E la canzone è Thoughts and Prayers. Non è recentissima, è uscita l'anno scorso, però mi ha incuriosito, ce li voglio buttare dentro alle varie reaction che sto facendo perché potrebbero avere assolutamente qualcosa da dire. D'accordo? Anzi, sono proprio curioso. Quindi, Motionless in White, Thoughts and Prayers. Vediamo di che si tratta. Ah, ok. Down. You know the dead can't hear you. The holy will is dry. So when you face the truth, open your fucking eyes. Dimezzato. Ok, finale grezzo così.
Oh, ragazzi, allora devo dirvi sinceramente che sono un po' più, diciamo, lineari di quanto immaginassi. Forse me li ricordo male io, però mi sembrava che fossero, diciamo, un po' più gentosi, però magari mi ricordo male io perché l'ho ascoltati poi così tanto, ok? Quello che abbiamo sentito mi è sembrata una via di mezzo, tipo tra Bring Me the Horizon e i Korn, no? Però con una via di mezzo che francamente funziona, secondo me. I breakdown e le cose non sono troppo moderne, troppo staccate, erano abbastanza trescettone, dritte per dritte, e anche il breakdown è in realtà una cosa molto d'impatto ottenuta con una semplice terzinatura delle cose che dà sempre un altro feeling, che è esattamente quello che cerchi, ma in realtà non ti stai distaccando poi così tanto. Una canzone abbastanza easy ad ascoltare, con il ritornello bello melodico, diciamo pop metal come alcuni suggeriscono, però Non è un qualcosa che mi abbia particolarmente sorpreso, ecco, questo assolutamente sì. Casomai in un altro senso, cioè che me li aspettavo un po' più incarticati, un po' più, diciamo, mi aspettavo più assurdità. Invece no, è andato tutto abbastanza liscio. Lo stile è, alla fine, suona meno moderno di quanto mi immaginassi. È una band che, a parte il ritornello più poppeggiante e alcune cose, francamente è una cosa che ti puoi aspettare da una band trash moderna. Quindi niente di particolarmente così pazzoide, però dai, funziona e francamente il pezzo era piuttosto bello, quindi non è una lamentela la mia, solo che ecco, mi aspettavo qualche schiribizzo in più, se proprio devo essere sincero. Comunque, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, ragazzi. Motionless in White, Thoughts and Prayers, fatemi sapere la vostra opinione. E oltretutto, dato che si tratta di una band che non ho poi sentito così tanto e mi ricordo solo qualche brano in passato, magari suggeritemi, se li conoscete, qualcosa di diverso, che magari sia più rappresentativo, no? O forse più recente, perché effettivamente il pezzo è di un annetto fa e io non so quasi nulla di loro per quanto riguarda le pubblicazioni, le produzioni e cose del genere. Quindi consideratelo, dai, facciamo così, consideratelo una prima reintroduzione a Motionless in White, però se c'è qualcos'altro che credete che valga la pena sentire, fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti insieme alla vostra opinione. D'accordo, ragazzi? Grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e seguitemi anche sui social. A presto!